la seduta del 25 giugno. Il Consiglio regionale ha ricordato Barbara De Anna, funzionario dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, OIM, deceduta il 21 giugno in seguito alle ferite riportate nell'attentato a Kabul del 24 maggio. L'Assemblea ha poi approvato all'unanimità un ordine del giorno sul futuro dei livelli occupazionali nelle province. Proposta di legge elettorale regionale. I comuni di Carosio, Druogno, Ostana, Alpette e Pomaretto hanno recentemente promosso e sottoscritto una proposta di riforma della legge elettorale regionale per l'istituzione di 50 collegi uninominali, che è stata presentata a Palazzo Lascaris. Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e i vicepresidenti Roberto Placido e Fabrizio Comba hanno riferito ai sindaci che la proposta è al vaglio della commissione di garanzia. In uscita il numero estivo di notizie. Dalla robotica all'MP3, dal motore elettrico alle città intelligenti, la copertina del numero di giugno di notizie è dedicata alle eccellenze tecnologiche e scientifiche che vedono il Piemonte autore di numerose scoperte e innovazioni. Ma il magazine della Regione Piemonte celebra anche l'importante anniversario del Club Alpino Italiano, che nacque proprio a Torino 150 anni fa, con un ampio servizio sul passato e sul presente del CAI, nonché sulle glorie dell'alpinismo piemontese. Workshop sull'innovazione sociale. Il Teatro Juvarra di Torino ha ospitato un evento di partecipazione e riflessione allargata dal titolo «Tutte le innovazioni hanno rilevanza sociale». Accademici, istituzioni, ricercatori, civil society, imprenditori e giovani hanno condiviso analisi, bisogni e proposte operative sul tema dell'innovazione sociale per articolare insieme una visione di sviluppo per il territorio piemontese. Incontro tra arte e natura. La Regione Piemonte e la provincia del Verbano Cusio-Ossola ripropongono un servizio di trasporto su gomma anche nelle giornate festive durante il periodo estivo, da domenica 30 giugno fino al 30 settembre, per il collegamento Verbania-Torino-Verbania. I turisti dal VCO avranno l'opportunità di visitare la città della Mole durante il weekend e per contro i torinesi avranno l'occasione di organizzare una gita fuori porta ad Arona, Stresa o Verbania.